Facciamo un esempio. Mi piace una ragazza che frequenta il mio stesso corso di teatro. Mi piace da morire, vorrei provare a uscirci, frequentarla. Quello che fanno la maggior parte delle persone con pochissima esperienza è quello di vomitarle addosso tutto quello che sentono e che provano. E la maggior parte delle volte, ti sarà capitato, si incorre solo in situazioni imbarazzanti e in un bel due di picche. Si sentono rispondere dall'altra parte cose tipo oh, wow, non me l'aspettavo. Beh, in realtà mi sto già vedendo, mi sto già sentendo con un'altra. Ah, grazie. Queste persone credono erroneamente che dire ciò che si pensa alla persona che ci interessa sia la via più logica, limpida, pratica e sicura. D'altra parte, purtroppo, è l'unica via che conoscono. Aspetta però, rifletti circa una cosa. Dichiarandoti in questo modo, a cuore aperto, che per la maggior parte delle volte ignora totalmente il tuo interesse, ignora nel senso che non sa che a te interessa, è puro suicidio. È volersi male, non bene. È non tutelarsi. Capisco che molte volte questo modus operandi è fatto per pura disperazione e perché non si conoscono altri modi per farglielo capire. Ma ti consiglio di rifletterci sopra e contare fino a 10 e capire se esiste effettivamente un'altra strategia. Quello che io penso e spero possa esserti utile è: in tutti i contesti dove ho conosciuto e iniziato a frequentare ragazze che mi interessavano, che sia ad un corso, che sia a teatro, che sia a lavoro, non ho mai detto apertamente: sai che c'è, ti penso ogni giorno da quando ti ho conosciuta e non riesco più a tenermi per me il fatto che mi piaci tanto. E di rimando non me l'hanno mai quasi detto con queste parole. Pensaci, la donna cosa fa quando è interessata a una persona? La donna te lo fa capire con alcuni atteggiamenti e gesti, salvo rare eccezioni. Non ti dice quasi mai: sai, mi piaci da morire, mi interessi davvero tanto. E ripeto, salvo situazioni disperate. Il 95% delle conoscenze, delle relazioni nascono così. Ci si conosce, si parla, ci si invia dei segnali invisibili. A volte, sì, più o meno evidenti, che fanno capire all'altra persona che c'è un interesse. Questi atteggiamenti e gesti vengono percepiti esattamente come il classico, ma troppo scomodo, mi piaci da morire. Senza dirti mi piaci da morire. In alcune situazioni bisogna mantenere una sorta di diplomazia, avere un po' di intelligenza sociale. Specie, ripeto, se dall'altra parte non c'è o non intravediamo un interesse. È come dire, non controllo se mi sono allacciato al paracadute, mi lancio e basta. È da folli! Quello che invece io consiglio in queste situazioni è che il paracadute invece sia allacciato correttamente prima di lanciarmi. Diminuirò sicuramente la possibilità di fallire. Ecco, dichiararsi a caso è non controllare il paracadute. Imparare a capire i segnali che una ragazza o un ragazzo ci invia è controllare il paracadute. Apro una parentesi, ci sono alcune circostanze nella quale questo ragionamento non sussiste. Se per esempio mi piace una ragazza che sta camminando in strada, è un contesto diverso, quindi sì, dovrò essere più coraggioso e magari manifestare nei giusti modi, verbalmente, un interesse. Ma quando vuoi dichiararti una persona in un ambito nella quale la vedi e sei costretto anche a conviverci ogni giorno, è bene calibrarsi di conseguenza, no? Quindi il manifestare direttamente un interesse con le parole può essere una scelta non azzeccata. Impara e sviluppa delle skills, delle abilità che ti permettono di far capire al ragazzo o alla ragazza che ti interessa senza esporti troppo inizialmente.